3. Confrontiamo le memorie. Seguimmo con gli occhi il corteo fino a quando non scomparve nel fitto bosco. Subito dopo svanirono nella notte anche i rumori delle ruote e degli zoccoli dei cavalli. L'unica cosa che ci assicurava che tutto ciò non era stato una momentanea avventura era la ragazza, la quale aprì gli occhi in quel momento. Non riuscii a vederla perché era voltata, ma alzò la testa, evidentemente per guardarsi intorno, e poi sentì la sua voce dolcissima chiedere: «Dov'è la mamma?» La nostra buona signora Perrodon le rispose con tenerezza e aggiunse altre parole di conforto. Poi sentì che la ragazza chiedeva: «Dove sono? Che posto è questo?» E poi ancora: «Non vedo la carrozza. Dov'è Mazca?» La signora Perrodon rispose a tutte le domande nei limiti di ciò che riusciva a capire. Pian piano la ragazza si ricordò dell'incidente e fu lieta di sentire che nessuno era rimasto ferito. Quando seppe che la madre l'aveva lasciata lì per almeno 3 mesi, pianse. Stavo per andare a consolarla insieme alla signora Perrodon, ma la signorina De La Fontaine mi trattenne con una mano sul braccio dicendomi: «Non avvicinarti. Per ora basta una persona con cui parlare, non dobbiamo affaticarla». Pensai che avrei potuto vederla più tardi, una volta sistemata in un comodo letto. Mio padre, nel frattempo, aveva ordinato a un servo di prendere un cavallo e di andare a chiamare il dottore, che viveva a una decina di chilometri da noi. Intanto veniva preparata una camera per la ragazza. La straniera si alzò e, sostenuta dalla governante, si avviò verso il ponte levatoio ed entrò nel castello. Nell'atrio l'attendeva la servitù, che la condusse subito nella sua camera. La stanza che di solito usavamo come salotto è lunga, con 4 finestre, e guarda verso il lago e il ponte levatoio, cioè sul luogo in cui era avvenuta la scena che ho appena descritto. È arredata con mobili di legno di quercia intagliati e poltrone coperte di velluto rosso di Utrecht. Le pareti sono tappezzate di arazzi in cornici dorate, con figure a grandezza naturale, in costumi antichi e molto curiosi. Rappresentano scene di caccia, di falconeria e di festeggiamenti. Ma non bisogna pensare che sia troppo solenne, anzi, è molto comoda, ed è lì che prendevamo il tè, perché i soliti intenti patriottici continuavano a farci servire la bevanda nazionale assieme alla cioccolata e al caffè. Quella notte ci riunimmo lì, con tutte le candele accese, parlando dell'avvenimento della serata. La signorina Perrodon e la signorina De La Fontaine erano con noi. La giovane straniera si era addormentata non appena aveva posato la testa sul cuscino. Le due governanti l'avevano lasciata alle cure di una cameriera. «Cosa ne pensate della nostra ospite?» chiesi appena la signora entrò. «Ditemi di lei». «Mi piace moltissimo», rispose la governante. «Io credo che sia la creatura più graziosa che abbia mai visto. Ha circa la tua età ed è molto carina e simpatica». «È bellissima!» intervenne la signorina De La Fontaine, che era entrata per un attimo nella camera della ragazza. «E che voce dolce!» aggiunse la signora Perrodon. «Avete notato una donna nella carrozza dopo che l'avevano raddrizzata e che non è mai scesa?» chiese la signorina De La Fontaine. «Si è limitata a guardare dal finestrino». «No, non l'avevamo vista». Allora descrisse un'orribile donna vestita di nero, con un turbante in testa, che aveva guardato fuori dal finestrino per tutto il tempo, annuendo e sogghignando ironica verso le signore, con occhi lucenti e dilatati e i denti stretti come in preda all'ira. «E avete notato che brutti ceffi erano i servi?» chiese la governante. «Sì, l'ho notato», disse mio padre, che era entrato in quel momento. «Erano individui brutti e dall'aspetto minaccioso, come mai ne ho visti in vita mia. Spero che non deruberanno quella povera signora nella foresta. Comunque, sono dei furfanti intelligenti. Hanno sistemato tutto in un minuto». «Io credo che fossero sconvolti dal lungo viaggio», replicò la signora Perrodon. «Sembravano malvagi, questo sì, ma erano anche magri, scarni e sciupati. Sono molto curiosa, lo ammetto.
Oso sperare che la signorina ci racconterà tutto domani se si sarà ripresa. Non credo che lo farà, disse mio padre con un sorriso misterioso e un lieve cenno del capo, come se sapesse più di quello che voleva dirci. Questo mi rese ancora più curiosa di sapere cosa si fossero detti lui e la signora con il vestito di velluto nero nel breve ma intenso colloquio che aveva preceduto la partenza di lei. Una volta soli, lo supplicai di dirmelo. Non si fece pregare molto. Non c'è alcuna ragione particolare per cui non debba dirtelo. La signora mi ha espresso la propria riluttanza nell'affidarci la figliola, dicendomi che è di salute delicata e molto nervosa, anche se non è soggetta a delle crisi o ad allucinazioni. In effetti, è assolutamente sana di mente. Che cosa strana, lo interruppi. Mi sembra che fosse superfluo dirlo. In ogni modo l'ha detto, rise mio padre. E poiché vuoi saperlo, te lo racconto anche se è molto poco. Ha aggiunto, sto facendo un viaggio di importanza vitale. E ha enfatizzato questa parola. Un viaggio rapido e segreto, tornerò a prendere mia figlia fra 3 mesi e nel frattempo lei non vi dirà chi siamo, da dove veniamo e dove siamo dirette. E questo è tutto. Parlava un francese perfetto. Quando ha pronunciato la parola segreto, si è fermata per un attimo guardandomi con severità, gli occhi fissi nei miei. Credo che ci tenga molto. Hai visto come se n'è andata in fretta. Spero di non aver fatto una sciocchezza nel prendermi cura di quella signorina. Da parte mia, ero felicissima. Ero ansiosa di vederla e di parlarle. Aspettavo solo che il dottore mi desse il permesso. Voi che abitate in città, non sapete quale grande evento sia una nuova conoscenza per chi vive in solitudine come noi. Il dottore non arrivò che all'1, ma io non avrei mai potuto dormire quella notte, così come non avrei mai raggiunto la carrozza di quella principessa vestita di nero. Quando il dottore tornò in salotto, il suo rapporto sulla paziente fu molto favorevole. Ora riusciva a stare seduta, il suo polso era regolare e sembrava che stesse perfettamente bene. Non aveva riportato alcuna ferita e lo shock subito dai suoi nervi era stato senza conseguenze. Non ci sarebbero stati problemi per vederla se anche lei lo desiderava. E con questo permesso mandai a chiederle se mi avrebbe ricevuto per qualche minuto in camera sua. La cameriera tornò subito dicendo che la signorina non chiedeva nulla di meglio. Ovviamente non indugiai. La nostra ospite era in una delle più belle stanze del castello. Forse era un po' troppo pomposa, con quella tappezzeria ai piedi del letto che mostrava Cleopatra con l'aspide al seno e altre solenne scene classiche dipinte, seppur sbiadite, su tutti i muri. Ma c'erano degli intarsi dorati e i colori che decoravano la stanza erano ricchi e vari, compensando il grigiore della tappezzeria. A fianco del letto erano accese delle candele. La ragazza stava seduta. La sua snella figura graziosa era avvolta in una soffice vestaglia di seta che sua madre le aveva messo sui piedi mentre giaceva a terra, decorata con dei fiori e orlata di una trapunta. Cosa mi costrinse a fermarmi ammutolita, facendomi indietreggiare da lei proprio mentre mi stavo avvicinando al letto? Ve lo dirò. Rividi il volto che avevo visto quella notte, quando ero bambina, e che era rimasto così fisso nella mia memoria e al quale avevo ripensato con orrore in tutti quegli anni, quando nessuno poteva immaginare cosa avessi nella mente. Era un viso grazioso, perfino bello. Aveva la stessa malinconica espressione della prima volta in cui lo vidi. Ma quasi subito si illuminò in uno strano, rigido sorriso, come se mi avesse riconosciuta. Seguì un silenzio di almeno un minuto, e poi, alla fine, parlò. Io non ci sarei mai riuscita. «Che fatto straordinario!» esclamò. 12 anni fa vidi il vostro volto in un sogno e da allora mi ha sempre perseguitato.» «Davvero straordinario!» balbettai io, cercando di reagire all'orrore che mi impediva di parlare. 12 anni fa, non so se in sogno o nella realtà, io vi ho senza dubbio visto. Non potrei mai dimenticare il vostro volto. Mi è rimasto davanti agli occhi da allora.
Il suo sorriso era diventato più dolce. Tutto ciò che in quel viso mi era sembrato strano era sparito. Le due fossette sulle gote le davano un'aria deliziosamente graziosa e intelligente. Mi sentii più tranquilla e continuai a parlare secondo le regole dell'ospitalità, dandole il benvenuto e dicendole quanto piacere ci avesse fatto il suo arrivo improvviso, soprattutto a me. Le presi la mano mentre parlavo. Io sono un tipo timido come lo sono tutte le persone solitarie, ma la situazione mi aveva reso loquace, perfino ardita. Lei mi strinse la mano, posando la sua sulle mie, e i suoi occhi brillavano mentre guardava i miei, sorridendo e arrossendo. Rispose con molta gentilezza al mio benvenuto. Io mi sedetti accanto a lei ancora meravigliata. Poi lei disse: «Vi devo raccontare la mia visione che vi riguarda. È molto strano il fatto che abbiamo avuto un sogno così nitido quando eravamo entrambe piccine l'una dell'altra, io di voi e voi di me. Ero una bambina di appena 6 anni e mi svegliai da un sogno confuso e turbato, ritrovandomi in una stanza che non era la mia, rivestita di pesante legno scuro, con credenze, letti, sedie e panche tutto intorno. I letti erano vuoti e nella stanza non c'era nessuno tranne me. Dopo essermi guardata intorno con ammirazione per un po', fissando soprattutto un candeliere di ferro a 2 braccia che riconoscerei ovunque, mi avvicinai a uno dei letti accanto alla finestra. Ma mentre stavo nascondendomi sotto il letto, ho sentito qualcuno gridare e mettendomi in ginocchio, vidi voi. Eravate voi, senza dubbio, come vi vedo ora. Una bellissima ragazza con i capelli biondi e gli occhi blu e le labbra, le vostre labbra. Eravate voi, come ora. Il vostro sguardo mi vinse. Mi infilai nel letto e vi abbracciai e credo che ci addormentassimo entrambe. Fui svegliata da un grido. Voi eravate seduta sul letto e gridavate. Io mi spaventai e scivolai a terra, perdendo conoscenza per un attimo. Quando mi destai di nuovo, ero ancora nella mia camera, a casa mia. Ma non ho mai dimenticato il vostro viso da allora. Non potrei essere ingannata da una semplice somiglianza. Voi siete la donna che vidi allora. Fu poi il mio turno di raccontare la visione corrispondente, e lo feci, destando nella mia nuova conoscenza un grande stupore. «Non so chi delle due debba avere più paura dell'altra», disse lei sorridendo. «Se foste meno graziosa, credo che avrei molta paura di voi. Ma poiché siete come siete, fingerò di avervi conosciuta 12 anni fa e questo ci rende già amiche intime. Sembra proprio che fossimo destinate a diventare amiche fin da piccole. Mi chiedo se anche voi vi sentite attirata da me come io da voi. Non ho mai avuto un'amica. Forse la troverò ora?» Sospirò e i suoi occhi scuri mi fissarono con passione. La verità è che non sapevo ciò che provavo per la bella sconosciuta. Mi sentivo anch'io attratta da lei, eppure nello stesso tempo provavo una certa repulsione. Era una sensazione ambigua, ma l'attrazione prevaleva di gran lunga. Quella ragazza mi interessava e mi vinse. Era così bella e così stranamente affascinante. Percepii che era stanca e mi affrettai ad augurarle la buonanotte. «Il dottore pensa», aggiunsi, «che dovreste avere qualcuno con voi durante la notte. Una delle nostre cameriere è già pronta e troverete che è una donna davvero gentile e utile». «Ah, vi ringrazio molto, ma non ho mai potuto e non potrei mai dormire con una domestica in camera. Non avrò bisogno d'aiuto e poi posso confessarvi la mia debolezza. Ho paura dei ladri. Una notte la nostra casa venne svaligiata e 2 servitori rimasero uccisi. Da allora ho sempre chiuso a chiave la porta della mia camera. È diventata un'abitudine. Voi sembrate così gentile e senza dubbio mi perdonerete, ma vedo che c'è la chiave nella serratura». Mi tenne stretta nelle sue belle braccia per un momento, sussurrandomi all'orecchio: «Buonanotte, mia cara. È molto doloroso separarmi da te, ma buonanotte. Domani, ma non prima, ci rivedremo». Si lasciò cadere sul cuscino con un sospiro e i suoi occhi mi seguirono malinconici mentre mormorava ancora:
Buonanotte, cara amica. I giovani amano e provano simpatia per qualcuno seguendo il loro impulso. Io ero lusingata dell'evidente, anche se ancora immeritato, affetto che lei mi mostrava. Mi piaceva la confidenza con cui mi aveva ricevuta. Ero certa che saremmo diventate grandi amiche. Venne il giorno e ci incontrammo di nuovo. Io ero entusiasta della mia nuova compagna per molte ragioni. Alla luce del sole non perdeva nulla della propria avvenenza. Era senza dubbio la creatura più bella che avessi mai visto e la spiacevole somiglianza con il viso del mio sogno aveva perso l'effetto della prima inaspettata scoperta. Lei mi confessò di aver provato un sentimento simile nel vedermi e la stessa vaga antipatia unita all'ammirazione. Ora potevamo ridere insieme dei nostri momentanei terrori.